siamo, diciamo, un po' meno del previsto, magari qualcuno ci raggiunge, ma sappiamo che in questo periodo, a parte i regali natalizi che sicuramente impegnano la mente di tutti noi, ahimè, in più momenti della giornata, no, a parte questo ci sono veramente una falcide di influenze, quindi insomma, iniziamo. Vedo comunque che ci sono molti giovani e questo mi fa molto piacere. Direi che prima di spendere qualche parola su che cos'è la Christmas Lecture e prima di poi presentarvi il nostro oratore di oggi, cedo subito la parola al magnifico rettore che è riuscito a venirci a salutare e quindi invito il professor Delfino appunto qui vicino. Grazie Emanuele e buon pomeriggio a tutte e a tutti. Sono qui per rendere omaggio e ringraziarlo per l'onore che ci fa al collega dell'Università Bicocca di Milano, Gianfranco Pacchioni, e per rappresentare quanto l'Ateneo sia molto interessato a creare momenti di divulgazione scientifica. Questo della Christmas Lecture è una bellissima iniziativa di cui ringrazio il preside Maggi e la Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, che ripercorre una tradizione che è nata in Inghilterra e su cui poi ci parlerà il nostro preside. Io ritengo che sia fondamentale, soprattutto per i giovani, oggi avvicinarsi alla scienza in un contesto che la deve rappresentare con linguaggio accessibile per far comprendere quanto importante sia la ricerca scientifica e i risultati che porta alla società. Quindi approfondire le tematiche scientifiche, le cosiddette discipline STEM, credo che sia un dovere istituzionale del mondo universitario. Mi fa piacere che oggi questa lezione sulla chimica dei cluster avvenga anche in un contesto, diciamo, di grande pregio storico, artistico, monumentale, la nostra Aula Magna, proprio del Palazzo dell'Ateneo, in uno dei palazzi patrimonio dell'umanità, che sono i Palazzi dei Rolli, quindi riconosciuti dall'UNESCO. Mi fa piacere perché la nostra università è un'università che interseca nei suoi percorsi formativi elementi scientifici, elementi anche culturali, storici. Siamo un Ateneo generalista, quindi che copre tante discipline e credo che parlare di scienza e parlare di scienza anche in termini di storia della scienza, di conquiste avvenute, sia un arricchimento culturale, quindi non solo per addetti ai lavori. Quindi è un bel momento per farsi gli auguri, per riflettere sull'importante ruolo che hanno le università e gli enti di alta formazione in questo momento specifico nella società post-pandemia, in un contesto anche internazionale di grandi tensioni. Noi siamo chiamati a ribadire l'importanza della conoscenza, della cultura, come elemento anche di coesione sociale, come elemento di unione tra persone e soggetti che inevitabilmente hanno caratteristiche diverse, orientamenti e opinioni diverse. La cultura unisce tutti e quindi è importante che anche a Natale ci si faccia gli auguri in questo modo. Quindi ringrazio ancora il preside Maggi, ringrazio tutti voi che siete oggi qui intervenuti, ringrazio il professor Pacchioni per la sua disponibilità a tenere la lecture e ovviamente auguro a tutti un buon Natale e un felice 2024. Grazie. Ringrazio il magnifico rettore per questo saluto, per questo benvenuto a tutti. Prima di introdurvi il nostro ospite, allora, due parole appunto velocissime sulla Christmas Lecture per chi fosse la prima volta appunto a partecipare, si trovasse per la prima volta a partecipare a questo evento. Allora, è un qualcosa che risale esattamente al 1825. E dobbiamo questa invenzione, per così dire, questa pensata a Michael Faraday, un nome così non proprio da nulla. E il bello di questa invenzione, di questa pensata, è che Michael Faraday cercò, in un periodo storico in cui la formazione era molto lacunosa, cioè i giovani non riuscivano ad avere una formazione che lui riteneva dignitosa, lui cercò di richiamare grandi nomi per presentare le nuove scoperte, quindi anche concetti molto difficili, ma
utilizzando un linguaggio comprensibile. E in questo modo effettivamente la tradizione del Christmas Lecture risultò vincente. Lui ne fece addirittura 19, e la sua più famosa è La storia chimica di una candela. Effettivamente una piccola perla, se vi capita si trova anche su internet la pubblicazione che poi derivò da questa sua lezione magistrale, ecco, potremmo dire. Quindi oggi, dicevamo, per noi è la terza Christmas Lecture, per noi intendo qui a Genova. Altre università italiane o altri enti di ricerca hanno riavviato questa tradizione, e per chi ha seguito le due Christmas precedenti, siamo partiti con un geologo, che era Luca Bindi dell'Università di Firenze. Poi l'anno scorso abbiamo avuto qui un fisico che ci ha parlato dei laser. Se ricordo bene, il titolo era La danza delle molecole, perché lui ci ha fatto scoprire come con questi laser ultraveloci si riescono in qualche modo a fotografare, no, le molecole. E oggi, appunto, dopo geologia e fisica, oggi in qualche modo parliamo di chimica. In realtà le distinzioni non sono più così nette, e penso che molto di quello che ci racconterà l'oratore di oggi, Gianfranco Pacchioni, in realtà è un po' a cavallo tra fisica e chimica. Sicuramente è interessante a livello delle scienze dei materiali, che contengono inevitabilmente chimica, fisica, ingegneria e quant'altro. Insomma, credo che anche la lecture di oggi ci farà scoprire un mondo nuovo, tra virgolette, quello degli atomi, non più visti semplicemente come un nucleo attorno al quale queste palline, che sono gli elettroni per come vengono rappresentati sui libri, girano facendo delle orbite, ma un qualcosa forse di più vicino ai nostri sensi, un qualcosa che non è poi così appunto astratto, ma che cominciamo quasi a poter vedere. È un po' proprio come ci ha detto l'anno scorso, la possibilità di fotografare la danza delle molecole, il professor Cerullo. Prima di spendere due parole per presentarvi il nostro ospite, però vi chiedo ancora due minuti di pazienza e invito qui Francesco, un giovane ricercatore del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale, che ci presenta un'associazione di cui lui fa parte e che nel contesto di oggi è estremamente importante, perché come vi dicevo le Christmas Lecture non sono delle conferenze per addetti ai lavori, ma sono conferenze per avvicinare e, se vogliamo, spingere i giovani a fare scienza, a partecipare alla scienza o quantomeno ad ascoltare la scienza. Prego Francesco. Grazie, buongiorno a tutti. La ringrazio prof, è proprio su quest'ultimo concetto che ha detto riguardo soprattutto il fatto dell'interdisciplinarità. Volevo insistere ricordando che nell'ultimo periodo, soprattutto in quest'ultimo anno, abbiamo fondato una nuova organizzazione che è il primo chapter italiano che entra nella organizzazione della Material Resource Society. Si è previsionati dal professor Rocca, che è qui presente, con il professor Davide Perdis. Abbiamo sottomesso un bando per l'approvazione del primo chapter nazionale e abbiamo ovviamente vinto, e abbiamo creato questo chapter italiano che è organizzato da noi ragazzi, studenti universitari, giovani che hanno la voglia di dimostrarsi consapevoli di poter organizzare seminari, workshop, interventi, iniziative, in modo tale da facilitare quella che è la divulgazione della scienza dei materiali, quello che possono essere i miglioramenti, gli avanzamenti della tecnologia e della ricerca su questa scienza dei materiali. Il nostro compito è cercare di organizzare degli eventi sia a livello locale ma anche a livello internazionale. Per esempio abbiamo organizzato un paio di settimane fa un evento a livello del nostro Dipartimento di Chimica sul topic del premio Nobel per la chimica, che sono ovviamente quantum dots, e l'idea è di ripetere questo evento poi nel corso degli anni anche a seconda del top vincitore del premio.
A livello sempre locale abbiamo intenzione a gennaio di organizzare una mostra fotografica in modo da coinvolgere studenti e ricercatori, giovani ricercatori, ma anche ovviamente PhD, in modo tale da unire quella che può essere il linguaggio scientifico con l'arte e contribuire all'espansione dell'area anche della scienza dei materiali. Invece a febbraio organizzeremo parteciperemo a un workshop organizzato dal chapter di Parigi in cui i vari chapter europei si riuniranno in modo tale da poter parlare, contribuire e cercare di fare uno studio e contribuire a migliorare la qualità della vita. Ora la ringrazio prof, comunque ci tenevo a dire che questo intervento comunque è anche ben riconosciuto anche dal top di oggi, visto che abbiamo Gianfranco Pacchioni, che mi sono informato appena ho visto la Christmas Lecture, che comunque è stato uno degli artefici per la fondazione di uno dei primi dipartimenti di scienze dei materiali, di cui è stato direttore, e ho letto anche che ha fatto un volume riguardante idee per come diventare uno scienziato dei materiali, e quindi ci tenevo soprattutto oggi a fare questo intervento in modo tale che ci si possa rendere conto che anche partendo dai giovani sia possibile contribuire in piccola parte comunque a questo miglioramento, a cercare di comunicare e a divulgare quello che è la ricerca e l'avanzamento della scienza dei materiali. Grazie. Benissimo, grazie Francesco. E a proposito di ringraziamenti, vorrei ringraziare Sciences School, o SCHOOL, come dice l'acronimo che hanno utilizzato. È l'associazione che in qualche modo ci ha spinto, come scuola di scienze matematiche, fisiche e naturali, a organizzare il primo evento e ci continua a supportare nell'organizzazione di questi eventi. Davide Peddis, che è un mio collega e che è membro fondatore di questa questo ente no profit che è SCHOOL, non è potuto essere presente perché in questo momento si stanno svolgendo le lauree a chimica. Per fortuna abbiamo tanti laureati a chimica, dovevano finire venerdì ma invece sono andati lunghi oggi, quindi porto anche i suoi saluti a nome della School, ecco, di Science School. Bene, due parole su Francesco Pacchioni. Qualcosina ha già cominciato a dire Francesco. Lui viene da qui vicino, tutto sommato, da Milano, dal Dipartimento di Scienze dei Materiali dell'Università della Bicocca, e ne è stato direttore, è stato anche proattore alla ricerca. Quindi oltre ad essere uno scienziato con la S maiuscola, ha anche assunto e continua in qualche modo ad avere dei ruoli organizzativi importanti. Non voglio farla tanto lunga assolutamente, poi avrete modo di apprezzare senza bisogno di tanta introduzione, di tante parole da parte mia, ma ha un numero di pubblicazioni impressionanti, ha scritto diversi libri, ne citava uno poco fa Francesco. E quindi le conferenze, ecco, mi ha impressionato il numero di conferenze a cui ti hanno invitato, diverse centinaia, mi sembra quasi 600. E quindi invito Gianfranco a prendere il microfono e ad iniziare la sua Christmas Lecture. Grazie Gianfranco. Bene. Grazie a voi, ringrazio il magnifico rettore Delfino, Emanuele, Davide, per l'invito a venire a Genova, è sempre un piacere. Sono stato qui ogni tanto per il Festival della Scienza, che è un fiore all'occhiello di questa città, devo dire, come tante altre cose. Ebbene, oggi parliamo, come vedete, di cluster. Allora, cosa sono questi cluster? Ma vedrete che non sarà centrale. I cluster sono degli aggregati, cioè sono pochi atomi messi insieme. E la domanda che ci si poneva quando ho iniziato a occuparmi, cioè all'inizio degli anni 80 del Novecento, e a cosa succede se prendo, diciamo, pochi atomi e li metto assieme? Cioè, la materia è fatta di un numero enorme di atomi, un numero di Avogadro, sono miliardi di miliardi di miliardi. E se ne ho pochi, che cosa succede? Che caratteristiche avranno? Beh, interessante che quando ho cominciato a occuparmi di queste cose, naturalmente è sempre un po' episodico. E fu questo signore, il professor Renato Ugo, che era un chimico inorganico di Milano,
che mi diede il compito, dato che io allora mi occupavo e mi occupo ancora, diciamo, di calcoli, di teoria, di modelli, di calcolare le proprietà di questi aggregati, 2, 3, 4, 5 atomi di un metallo. Scegliamo il litio. Perché il litio? Perché ha solo 3 elettroni, è quello più leggero che c'è. C'è l'idrogeno, poi c'è l'elio, è il primo elemento che fa da metallo. E cominciamo a studiare l'interazione di questi cluster, questi aggregati, con l'idrogeno. E quello che vedete qui sono delle superfici di potenziale, cioè descrivono come una molecola di idrogeno interagisce con questi cluster. Ma attenzione, queste curve che vedete furono fatte tutte a mano, cioè calcolando centinaia e centinaia di punti e poi collegando i diversi valori di energia, tutto fatto a mano. Perché quando io ho cominciato a usare il calcolatore elettronico per fare dei calcoli, bene, la potenza di calcolo misurata dal numero di transistor in un microprocessore era dove la vedete adesso. C'erano alcune migliaia di transistor su un microprocessore. Oggi nei nostri telefoni ce ne sono 40-50 miliardi. E quindi sono cambiate molte cose. E chiaro che lo so che sembra molto più vecchio di quello che sono, ma quando ho cominciato a lavorare in questo campo non c'erano i terminali, c'erano queste cose qui, le schede perforate. E le schede perforate contenevano tutto, il programma, i dati. Non si poteva lavorare con miliardi e miliardi di dati, perché sennò avremmo avuto bisogno di aule o sale come questa, piena di schede perforate, cosa che ovviamente non era possibile. I cluster di litio però mi portarono fortuna, perché in quegli anni, siamo all'inizio degli anni Ottanta, un signore, Jaroslav Kutecki, un famoso ricercatore, era di Praga, però si era trasferito a Berlino, lui lavorava solitamente su queste cose, voleva rispondere a queste domande e mi contattò, avendo visto uno dei miei lavori, e mi invitò ad andare a Berlino. Dovevo andarci per un anno e poi finì per starci 4 anni. Berlino allora era una città divisa, era divisa da un muro, adesso molti giovani non ricordano più, ma il mondo era diviso tra est e ovest, e io ero a Berlino ovest, cioè nella parte cosiddetta occidentale, ma ovviamente eravamo chiusi in una cortina, era la cortina di ferro, ed erano anni molto particolari. Quando arrivai a Berlino io misi insieme un programma di calcolo che avevo sviluppato mentre facevo la mia tesi di laurea, di pseudopotenziale, con un programma che c'era lì, e riuscimmo a fare per la prima volta dei calcoli molto interessanti su non solo gli stati fondamentali ma anche gli stati eccitati di questi cluster, questi aggregati. Ma mentre ero lì a Berlino, in quegli anni, cominciai a ricevere un'altra cosa che è scomparsa. Ricevevo delle cartoline che si chiamavano reprint request. Erano delle cartoline che gli autori scrivevano ad altri autori, dicevano: oh, ho visto il tuo articolo pubblicato sul tale giornale, mi mandi una perché erano anni, sì, c'erano le fotocopiatrici, ma non erano così diffuse, e quindi era usuale mandare un estratto, mandare una copia di queste cose. Queste cartoline, questi reprint request, mi arrivavano da Berlino Est, dall'Accademia delle Scienze di Berlino Est, e io risposi a questi signori dicendo: guardate, io sono a Berlino Ovest, lo so che voi non potete uscire perché non avevano la possibilità passare dall'altra parte, ma io posso venire, vi vengo incontro, ci incontrammo. Non tenni mai risposta. La storia è molto lunga, però alla fine venni in contatto, mi invitarono e cominciai a frequentare regolarmente l'Accademia delle Scienze di Berlino Est, attraversando il confine a Friedrichstrasse, è una storia che vi racconterò dopo, se ci rimane tempo, e la persona che mi scriveva questi reprint request era questo signore Helmut Haverlan, con cui ancora sono in contatto, e lì conobbi per esempio Angela Merkel, perché Angela Merkel era una, diciamo, giovane ricercatrice del gruppo di fisica teorica, di chimica teorica dell'Accademia delle Scienze di Berlino Est, e cominciamo, non con la Merkel, ma con Haverlan e con un altro signore che vi mostro in un momento, una collaborazione che avveniva con tempi e modi completamente impensabili in questi giorni. Il signore Joachim Sauer, che poi divenne il marito di Angela Merkel, con cui facemmo, insieme a questo Helmut Haverlan, 2 pubblicazioni, ma scrivevamo una lettera con dei risultati, aspettavamo 2-3 mesi di ricevere un'altra lettera, poi mandavamo un'altra lettera con degli altri risultati. Insomma, era un modo totalmente diverso di fare ricerca.
Pubblichiamo questi due lavori e ho scritto Open Science Ante Litteram, perché oggi si parla molto di scienza aperta. Ma non è che allora la scienza fosse chiusa, era aperta nella misura in cui si riuscivano a varcare le frontiere e le barriere. E questo era un esempio. E questi due lavori trattavano di un singolo atomo di nichel o un singolo atomo di rame interagente con una molecola di acqua. Io oggi dico sempre, è stato il mio primo lavoro sui single atom catalyst, che oggi è un tema molto, molto di moda. Potevamo calcolare solo un atomo, la nostra capacità di calcolo con i metodi ai primi principi si fermava lì. Mentre ero a Berlino sempre e calcolavamo questi cluster di vari elementi, venne da noi un giorno un signore che si chiamava Wolfgang Kretschmer. Kretschmer studiava gli aggregati di carbonio perché si formano queste delle comete, nelle code delle comete, nello spazio interstellare. Lui era interessato a sapere come questi oggetti, che forse hanno portato alla vita sulla Terra, tra le altre cose, si formavano e come si, diciamo, venivano identificate. Lui faceva degli spettri di eccitazione, e aveva bisogno di interpretarli, e ci chiese di fare dei conti, e noi quindi calcolammo la struttura elettronica, gli stati eccitati di questi cluster di 4, 5, 6 atomi di carbonio. Perché vi racconto questa storia? Guardate le date, 1985-86, in quegli anni avvenne una fondamentale scoperta in quelle che si chiamano oggi le nanotecnologie. Sui cluster di carbonio lavorava questo signore, Richard Smalley. Smalley aveva messo a punto uno strumento all'inizio degli anni 80 per produrre questi cluster, non soltanto calcolarli, studiarli teoricamente, ma farli proprio in pratica e studiarli l'abbondanza. E in una sera di 1984, se ricordo bene, settembre, 85, scusate, osservò un particolare spettro di massa in cui un particolare aggregato di 60 atomi di carbonio era stabilissimo. E lui e Croto, che era un ricercatore inglese in visita presso di lui, fecero l'ipotesi che fosse una pallina, 60 oggetti, atomi su una sfera, e lo chiamarono Fullerene, C60. Questo grazie al nome di questo architetto, Buckminster Fuller, che aveva inventato questi domi geodesici. Perché vi racconto questa storia e cosa c'entra con Kretschmer? Smalley prese il premio Nobel nel 96, ma non avrebbe mai preso il Nobel se non fosse per un'altra scoperta che fece Kretschmer, quel signore che era venuto a trovarci, qualche anno dopo. Perché l'apparato di Smalley faceva delle quantità infinitesimali di sostanza, dei costi elevatissimi. Kretschmer e Uffman scoprirono nel 1990 che in realtà questo C60, questo fullerene, si forma, perché è una forma stabile di carbonio, in condizioni molto normali, per esempio con un arco voltaico applicato a un pezzo di grafite. Cioè in pratica lo si poteva produrre in grammi o anche in quantità superiori. Questa fu la via per l'uso pratico di questa molecola, di questa sostanza. E qui c'è un aneddoto interessante. Quando nel 1996 il Comitato Nobel si trovò a dover premiare con il Nobel questa importantissima scoperta, doveva dare il Nobel a Kretschmer, scusate, a Smalley e Croto, perché avevano i due scopritori, e gli autori principali di questo lavoro erano due, Kretschmer e Uffman. 2 più 2 fa 4, ma il premio Nobel può andare al massimo a 3 persone. E questa storia mi è stata raccontata da un membro del Comitato Nobel, quindi tirarono fuori il terzo nome, che era Curl, che era il direttore del laboratorio di Smalley e Croto. Ma Kretschmer non prese il Nobel, troveremo altre storie di questo tipo. Passati gli anni di Berlino, ecco che andai negli Stati Uniti a lavorare in quello che allora era uno dei templi della scienza contemporanea. Erano i laboratori di ricerca dell'IBM, in California in particolare, ad Almaden, nuovissimi, bellissimi. E lavoravo con questo signore che si chiama Paul Begus, qui vedete da casa sua in modo informale, erano anni bellissimi. E lì usammo questi cluster, questi aggregati, per studiare le proprietà delle superfici come modelli. Facciamo dei lavori, qui vedete 6, 4 atomi, 10 atomi, per rappresentare una superficie dove ce ne sono numeri infiniti, enormi. Se ci pensiamo, modelli rudimentali, per giunto usiamo un metodo che è il metodo di Hartree-Fock, che è pessimo per i metalli, ma questi lavori, i cui numeri sono sbagliati, la fisica è giusta e soprattutto avevano molto insight, avevano molto contenuto concettuale, che ancora oggi, rileggendoli, hanno una valenza. Qui ne vedete degli altri, studiavamo anche gli spettri di emissione dei livelli di core, sono cose un po' tecniche, però diciamo con grande soddisfazione.
Ma ero all'IBM nel 1987 quando fu fatto una grande, diciamo, annuncio. Ricordo, era una mattina, may I have your attention, gli altoparlanti di tutti gli uffici, dice, ho il piacere di annunciare che il premio Nobel per la fisica è stato assegnato a due colleghi dell'IBM, Bednorz e Müller. Bednorz e Müller avevano ricevuto il premio Nobel nel 1987 per una scoperta importante, la superconduttività. Allora, per chi si occupa di queste cose, ci sono delle sostanze poche e rare che a temperature molto basse non oppongono resistenza al passaggio di corrente. Un fenomeno stranissimo scoperto nel 1911 da Kamerling-Onnes. Ma fino al 1980, se la temperatura era rimasta intorno ai 30 gradi Kelvin, molto bassa, Bednorz e Müller scoprirono una nuova classe di superconduttori e scoprirono questo nell'86, presero il Nobel nell'87, l'anno dopo. Io ero all'IBM, grandi festeggiamenti, e inoltre mi misi anch'io a lavorare sulla superconduttività. Se andate nei giornali dell'epoca, 87, 88, 89, tutti i lavori erano sulla superconduttività, e quindi c'era anche uno mio. La cosa interessante è che questa scoperta di Bednorz e Müller era stata fatta nel laboratorio IBM di Zurigo. I laboratori di IBM di ricerca, importanti e grandi, erano negli Stati Uniti. Uno era a Yorktown e l'altro era al Maden. E i colleghi erano un po' irritati che ci fosse stato un premio Nobel a Zurigo, anche perché l'anno prima, il 1986, un altro premio Nobel era andato ad altri due ricercatori dell'IBM di Zurigo, che erano Binninger e Röhrer. Binninger e Röhrer avevano preso il Nobel per la scoperta del microscopio a scansione a effetto tunnel. Un piccolo laboratorio con una trentina di ricercatori a Zurigo aveva preso due premi Nobel in due anni consecutivi per due scoperte fondamentali. All'IBM si rifecero un pochettino di questo perché negli anni in cui ero da loro, Don Eigler fece un esperimento non premiato con il Nobel, ma oltre a vedere gli atomi, che è una delle prerogative di questo microscopio a scansione effetto tunnel, uno li può anche muovere. Don Eigler ebbe un'idea geniale, prese degli atomi di xeno e li spostò su una superficie fino a scrivere il nome della società per cui lavorava. Quando nel 1993 l'IBM ha chiuso perché imprevedibilmente, ma di fatto le cose non andavano bene, il centro di ricerca fu chiuso in gran parte, lui fu uno dei pochi a non essere licenziato perché questa immagine iconica delle nanotecnologie ha fatto il giro del mondo. C'è un'altra storia interessante che racconto sempre. Mentre ero sempre in quegli anni all'IBM, l'IBM faceva in quegli anni soldi a palate attraverso la vendita dei computer, dei mainframe che vendevano alle banche, o alla vendita dei dischi magnetici. L'IBM aveva più del 50% del mercato mondiale dei dischi magnetici. Ma nel 1982 era stata scoperta questa tecnologia dei cosiddetti dischi a lettura ottica, CD-ROM o i DVD. E io ricordo che alla caffetteria dell'IBM, un giorno sì, un giorno no, la gente diceva, Capperi, qui questa tecnologia butterà fuori mercato i dischi magnetici, l'IBM li fa, se va fuori mercato i dischi magnetici, io perdo il posto. In altre parole, l'equazione era molto lineare, no? Peccato che proprio mentre la gente aveva queste preoccupazioni, gli analisti dicevano i dischi magnetici non hanno futuro, venne fatta un'altra scoperta in maniera indipendente, Ferd e Grünberg, poi hanno preso il Nobel, quell'effetto che si chiama Giant Magneto Resistance, un effetto fisico particolare, anche qui legato a nanotecnologie, molto specifico, non sto a parlarne, una resistenza, magnetoresistenza gigante. Perché vi racconto questa storia? Perché quando io andavo all'IBM in quegli anni, abitavo da un signore che si chiama Stuart Parkin, e lui mi affittava una stanza, e ogni tanto lui lavorava 20 ore al giorno, 18 ore al giorno, non lo vedevo mai, ma quelle poche volte che lo incontravo in cucina, magari la domenica mattina, mi diceva, ah guarda, c'è questo effetto che abbiamo scoperto. Io non capivo bene di cosa mi parlasse. Ma in realtà lui stava lavorando esattamente su quelle cose, e lui questa scoperta la tradusse in una tecnologia. In pochi anni questa Giant Magneto Resistance entrò nello sviluppo delle testine per i dischi magnetici, ha permesso lo sviluppo e l'utilizzo dei dischi magnetici per decenni. E io racconto sempre questa storia
perché i salti tecnologici spesso non sono prevedibili e quindi quando uno fa delle estrapolazioni rischia di perdersi dei pezzi importanti di storia. Ecco, lui il Nobel non lo prese, ci è rimasto anche un po' male, poverino, però effettivamente ha preso poi tantissimi altri premi perché è una persona brillante. Beh, tornato a Milano, continuai a occuparmi di cluster, io venivo in un dipartimento di chimica e organica e lì c'era un gruppo molto forte che questi oggetti li sintetizzava con delle molecole attorno per stabilizzarle, bellissimi sistemi che allora anticipavano di molto i tempi, però caratterizzati perfettamente. E noi cominciamo a calcolare le proprietà di questi oggetti, ma non avevamo le risorse di calcolo, quindi usavamo dei metodi che adesso qui è inutile stare a entrare nel dettaglio, ma erano approssimati, erano dei metodi semi-empirici li chiamavamo. Purtroppo erano fatti in maniera tale che lui l'applicava in un sistema, se provava a applicarlo a quello di fianco non funzionava più niente. Quindi era veramente molto complicato. Però io ero molto interessato a questi sistemi, alle proprietà di questi oggetti e quindi entrai in contatto con un gruppo di Monaco che infatti sviluppava un modo di risolvere l'equazione di Schrödinger, che è poi quello che facevamo, che oggi è diventato quello che va per la maggiore, la teoria del funzionale della densità. Andai a Monaco e con questo, diciamo, modello teorico molto più raffinato e anche con della potenza di calcolo molto più estesa, potemmo calcolare questi oggetti molto grandi, perché allora questo era il più grande calcolo fu mai fatto all'inizio degli anni 90, avevamo 44 atomi di nickel più 48 molecole di monossido di carbonio intorno, un oggetto molto molto esteso, però con dei metodi cosiddetti da primi principi. Si avvicinava cioè il momento in cui poter simulare non soltanto degli oggetti piccolissimi con quelli da cui siamo partiti, 4-5 atomi da soli isolati, ma eventualmente quelli che sono i sistemi reali, vedete, delle particelle di metallo supportate su una superficie, quelle che sono nelle marmitte catalitiche delle vostre automobili o delle celle a combustibile o anche nei telefoni cellulari, tutti questi sistemi. Il problema era che c'era da simulare anche questo oggetto, la superficie, che è un ossido. Allora, anche qui a volte io dico sempre, diciamo, la difficoltà aguzza l'ingegno, quantomeno non sempre la mancanza di risorse è un problema. Quando arrivai a Milano mi ritrovai che non avevo più le risorse dell'IBM, calcolatori super potenti, eccetera. Volevo simulare queste superfici di ossidi e feci un ragionamento molto crudo. Gli ossidi sono sistemi ionici, ionici vuol dire che hanno carica positiva, carica negativa, eccetera. Io dissi, guarda, se assumiamo che questi oggetti siano in gran parte carica più, carica meno, possiamo usare un piccolo cluster, 4-5 atomi, per simulare un sito di questa cosa, il resto lo trattiamo con delle cariche puntiformi, che calcolarle costa niente. In pratica, sforzato dalla necessità di usare poco calcolatore, mise a punto questi sistemi che poi sono diventati via via più utilizzati. E quindi studiamo le superfici di ossidi ionici, i loro difetti, e con questa expertise tornai poi a Monaco e lì potemmo fare i primi calcoli in cui dei cluster metallici degli aggregati erano stati depositati su delle superfici, ed era veramente per me era infrangere un muro, insomma, superare una barriera. E questo tornò molto utile perché alla fine degli anni 90 venni in contatto con questo signore. Questo signore Uli Heitz, e questo racconto la storia perché oggi non sarebbe più possibile, mentre era all'EPFL di Losanna, fece un progetto per costruire uno strumento, che era lo strumento che aveva usato Smalley per produrre i fullereni, quindi dei fasci di cluster. Ma questi cluster, selezionarli, cioè pratica separare il nickel 5 dal nickel 6, dal nickel 7, e depositare questi cluster su una superficie in maniera da non distruggere i cluster, da non distruggere la superficie, con una tecnica molto sofisticata che si chiama soft landing. Beh, lui lavorò 5 anni senza pubblicare niente per mettere a punto questo strumento. E questo lo racconto perché oggi non sarebbe più possibile fare un dottorato come lui fece senza pubblicare una riga per mettere a punto una tecnologia così avanzata. Però lui lo fece, la tecnologia funzionava e con lui facemmo un lavoro di cui siamo molto orgogliosi ancora oggi, in cui lui depositò 1, 2, 3, 10 atomi di palladio su una superficie di ossido di magnesio e poi studiò come questa funzionava da catalizzatore.
introducendo dell'acetilene nella camera di reazione, questo reagiva, formava del benzene, e però quello che si scoprì, che se uno aveva l'ossido di magnesio da solo non succedeva nulla, bastava depositare un atomo di questo palladio, questo metallo, per fare avvenire la reazione. Ed ecco che il titolo dell'articolo diceva "One atom is enough", un atomo è abbastanza. E oggi questo lavoro è citato come uno dei primi esempi appunto di catalisi ad atomo singolo, su cui tornerò alla fine della mia chiacchierata. In quegli anni cominciarono anche molti gruppi a studiare con dei sistemi modello questi cluster supportati, questi aggregati di metalli su delle superfici. Per poterli studiare adeguatamente, però, cominciarono a sviluppare una tecnica che consisteva nel crescere dei sottili strati di ossidi su metalli, per poter usare, per esempio, quella microscopia che vi ho detto prima, la microscopia a effetto tunnel e altre tecniche. Bene, in questo contesto di questo studi modello che si stavano sviluppando, aprì un'altra delle importanti parentesi nella mia vita. Entrai in contatto, vinsi il premio Humboldt Foundation, e con il gruppo di un allora direttore del Max Planck, Ayo Freund, a Berlino, e cominciai a lavorare a Berlino 2005, 2006, 2007 in questo gruppo, e lì venni in contatto con un altro premio Nobel, perché nel 2005 forse questo era il 2006, adesso non ricordo, Gerd Hertel prese il premio Nobel per la chimica per i suoi lavori sugli studi modellistici sulla sintesi dell'ammoniaca. Fu un grande festeggiamento, e quindi cominciai ad avere l'impressione che dove mi muovevo magari ogni tanto arrivava un premio Nobel, poi non è più successo, però va bene. E lì, qui c'è una storia interessante che voglio raccontare con qualche dettaglio, perché è un esempio di serendipity. Sapete serendipity che cos'è? La casualità nella scoperta. Io sono un teorico, capite che la serendipity succede se uno fa una sintesi, mette una cosa in un punto, una settimana dopo trova una roba che è cambiata completamente, non se l'aspettava. È difficile che un teorico abbia una scoperta per caso. Però questa è la storia che vi racconto. Allora, la storia si riferisce al fatto che se voi prendete un atomo di un oro, l'oro metallo, lo mettiamo su superficie, in questo caso di un ossido come l'ossido di magnesio, allora questo oro rimane quello che è, rimane un atomo di oro in stato di ossidazione zero, non prende elettroni, non li dà, non voglio entrare nei dettagli, ma questa è una densità degli stati che mostra che solo un elettrone occupa l'orbitale S esterno dell'oro, così come nell'atomo libero. Tutto provato anche da tecniche come la risonanza di spina elettronica, eccetera. Comunque, un atomo di oro è. Lo metti così e rimane quello che è, non succede niente, piuttosto boring, piuttosto noioso. Bene, in quegli anni, come vi dicevo, venivano studiati questi film sottili. Io dissi a uno studente, guarda, ti do un tema molto noioso, devi semplicemente studiare come cambiano le proprietà di questo atomo di oro se tu hai uno strato, due strati, tre strati, quattro strati di ossido di magnesio, vedere come cambiano. E poi eventualmente sotto ci mettiamo anche il metallo su cui di solito questo film o questo strato di ossido di magnesio viene depositato. Non cambierà molto, non ci saranno grandi variazioni, ma per capire, giusto? Vabbè, lui cominciò e mi portò i primi risultati. Qui vedete che cosa ci sono. Questa è l'energia di legame, cioè quanto si attacca un atomo di oro su un atomo di ossigeno o su un atomo di magnesio della superficie. Allora, quello che si vede subito è che, per esempio, l'energia di legame, questo in electron volt, dopo tre o quattro layer, un electron volt è rimasta quella. La distanza non cambia più. Poi vedete che il legame sull'ossigeno è molto più forte che il legame sul magnesio, e come dici dopo, basta, se vai avanti a ispessire il tuo film, non succede più niente. Questa stessa cosa l'aveva fatta col palladio, non cambiava niente. L'aveva fatta anche con lo strato di ossido di magnesio su un metallo col palladio, non cambiava niente. La sorpresa venne quando lui mi portò i risultati di un atomo di oro su 4 o 5 strati di ossido di magnesio, ma con questa volta sotto del molibdeno, che era il metallo in cui i metalli in genere crescevano questi film. La prima sorpresa fu che, vedete, l'energia di legame di questo atomo di oro, dopo 1, 2, 3, 4, 5 strati, non convergeva. Vedete che continua il numero a variare. La distanza non convergeva, cioè continuava a fare il film più spesso, ma la cosa ancora più sorprendente
che mentre quando non c'era metallo sotto, di fatto era preferenziale assorbire l'atomo di oro sull'ossigeno, questo numero più grande di questo, viceversa, quando c'era un metallo sotto, cambiava tutto. L'oro voleva sedersi sul magnesio e non sull'ossigeno. Allora, quando succedono queste cose, io loro dico sempre, ci sono solo due possibilità. La prima, c'è un errore. E questo nel 98-90% dei casi così, oppure c'è una scoperta. Allora, ci mettiamo un anno per cercare di capire A, che non è un errore, e B, che cosa stava succedendo. Perché alla fine ci rendiamo conto che effettivamente quando sotto questo strato di metallo, di ossido, che è un isolante, che non dovrebbe permettere il flusso di elettroni, bene, quando c'è un metallo, gli elettroni possono attraversare questa parete grazie a un effetto quantistico, che è l'effetto tunnel, che non possiamo comprendere, l'effetto tunnel è una cosa per cui io in questo momento sono qui e se fosse una particella potrei essere anche dall'altra parte del muro, attraversarla senza problemi, è vero, cosa che invece in questo modo non sarebbe possibile. In altre parole, quest'oro si portava via un elettrone dal supporto, diventava oro meno, diventava carico negativamente, e questo spiegava perché non, anziché sedersi sull'ossigeno che è negativo, si voleva sedere sul magnesio che è positivo. Questo effetto fu sperimentalmente provato dal gruppo di Freund, quindi con tecniche di STM, eccetera, e poi una bella soddisfazione, cioè una scoperta di un nuovo fenomeno. A quel punto volevamo anche vedere cosa succedeva se al posto di un atomo avevamo dei cluster, quindi degli aggregati, oro 20, ma di nuovo lì avevo un problema, questi calcoli all'epoca erano troppo grossi perché noi li potessimo fare. Quindi un mio collaboratore, il mio Davide Rich, lo mandai negli Stati Uniti a lavorare con un grosso gruppo, Uzi Landman, alla Georgia, loro avevano le potenzialità di calcolo, e lì fecero l'esperimento computazionale, cioè questi due oggetti, vedete, sono due cluster, 20 atomi di oro tridimensionale, un tetraedro molto più stabile, circa 2 electron volt più stabile di questa forma piatta, poi lo misero su un super supporto di ossido di magnesio e ancora la forma tridimensionale, questo tetraedro era più stabile, ma quando lo depositarono su uno strato sottile di ossido di magnesio che sedeva su un metallo, la stabilità completamente invertita. Questa forma piatta di oro diventava di oltre 3 electron volt più stabile di quello tridimensionale. Quindi la previsione era che depositare un cluster su una superficie di un ossido o su uno strato sottile cambiava completamente la proprietà, cosa che anche in questo caso fu poi provata sperimentalmente con degli esperimenti messi appunto ad hoc nel gruppo di Io Freund. Bene, adesso le slide cambiano di colore, vedete, dal blu a bianco, perché ci avviciniamo da una parte storica a una parte più recente. Questa parte più recente la racconto perché riguarda un particolare tipo di sistema, ma perché c'è un messaggio che voglio dare, che riguarda la scienza contemporanea. La cosa di cui andiamo a parlare adesso, quindi io ho cominciato a occuparmi di cluster, di piccoli aggregati di atomi metallici, poi siamo andati verso le particelle un pochettino più grandi, e poi oggi ci si sta spostando verso queste entità che sono degli atomi singoli, cioè l'ultima dimensione in termini, diciamo, di riduzione della dimensione degli oggetti. Questi sono dei potenziali catalizzatori, vengono studiati, eccetera, eccetera, e quindi c'è un grande fermento su questo. Ma venendo da questo mondo delle particelle, dei cluster supportati, ne conosco bene le complessità e la difficoltà. Simulare questi sistemi è complicato, perché ci sono la dimensione della particella, la forma, l'interazione con il supporto può avere dei difetti, c'è un numero di variabili da tenere in conto molto grande. Oggi questi atomi singoli vengono spesso, diciamo, legati, stabilizzati su un tipo di supporti diversi, il grafene o questi sistemi a base di carbonio. E io per molti e molti anni mi sono rifiutato di lavorare sul grafene per una ragione molto semplice, perché c'è talmente tanta attività, ci sono talmente tanti studi che ho sempre detto, ma non c'è niente di nuovo che possiamo andare a dire che non sia già stato detto. Poi, grazie alla collaborazione con degli sperimentali, ma su, dai, facci questi calcoli, eccetera, siamo stati tirati un po' per la collottola, ci siamo messi a lavorare anche noi sul grafene e sono venute fuori delle cose abbastanza interessanti, sorprendenti.
Innanzitutto, come ogni nuovo campo, quando uno nuovo campo, uno si mette a leggere la letteratura. E qui mi sono perso, che c'erano non decine, non centinaia, migliaia di lavori su questi, anche soprattutto teorici, ma non solo. E tantissimi di questi lavori parlavano di rational design, cioè progettazione razionale. Prevediamo le proprietà di questo, di quell'oggetto, facciamo questo, quel nuovo sistema. Tantissimi, sorprendente, veramente. E allora ho cominciato a cercare di capire come funzionassero queste cose. Allora adesso qui vi racconto solo, c'è questa slide lievemente più tecnica, ma il messaggio è molto semplice. Ci occupavamo e siamo occupati in questo caso di questi oggetti per catalizzare una reazione importante che è la water splitting, la dissociazione dell'acqua e la produzione di idrogeno grazie a energia solare o energia elettrica, quindi il processo elettrochimico. In questo processo c'è una variabile importante, come che è l'energia con cui un atomo di idrogeno si lega alla superficie. È un solo parametro e senza stare a fare la storia lunga, c'è tutto un modello teorico dietro sviluppato da Norskov, se questo atomo di idrogeno ha un'energia libera di assorbimento vicina a zero, il catalizzatore è previsto essere un ottimo catalizzatore perché siamo al top di questa che si chiama la Volcano Plot. Se invece l'atomo di idrogeno lega molto fortemente o molto debolmente alla superficie, è considerato essere un pessimo catalizzatore. Ecco quindi che, spiegato perché c'erano tutti questi lavori in letteratura su questo tema, perché è estremamente semplice prevedere l'andamento. Io prendo un sistema dove ho un atomo inglobato in un supporto, gli appiccico un atomo di idrogeno, vado a calcolare questa energia di legame, che è una cosa abbastanza triviale, banale, e ho questo subito la risposta. Se questa energia è vicina a zero, per esempio il platino, ottimo catalizzatore, prevedo che sia un fantastico sistema. Se invece legato con un delta G, una energia libera molto positiva o molto negativa, è inattivo e quindi non funziona. Capite bene che si possono fare screening di tantissimi sistemi con poco costo computazionale. Quindi il modello doveva essere qualcosa di questo genere, delta G molto vicino a zero. Bene, l'altra cosa che aveva attratto la nostra attenzione, arrivo al dunque, è un lavoro che era apparso su un'importante rivista, Nature Catalysis, dove c'era una correlazione tra questo famoso delta G di assorbimento, questa energia di assorbimento di questo idrogeno, e un descrittore che è un insieme di parametri. E vedete voi qui questa che è la curva tratta dal lavoro originale. Quando uno trova queste correlazioni, è fantastico, correlazioni lineari, centinaia di punti che stanno lungo una retta, vuol dire che hai trovato una legge fisica importante, no? E quindi qui c'è una discontinuità, ma per il resto una serie di sistemi diversi, ogni puntino è un sistema diverso, si comportavano in un modo descritto da una legge abbastanza semplice. La prima cosa che fa un buon ricercatore in questi casi, cosa fa? Cerca di riprodurre i dati. E quindi chiese ai miei collaboratori di riprodurre quei dati esattamente con lo stesso sistema. Allora, qui sono un po' tanti numeri, ma cominciamo a concentrarsi su questo numero rosso, che è il primo sistema che abbiamo studiato. Era un atomo di nickel legato a questa matrice, diciamo, di grafene, e quello che noi calcolammo assorbendo un atomo di idrogeno era un'energia di legame, un'energia libera di 1,65 elettron volt, quando il lavoro riportato su Nature Catalysis dava 0,22. Ma la differenza è gigantesca, perché 0,22 vuol dire ottimo modello, perché siamo vicini a zero, ottimo catalizzatore, 1,65 vuol dire è un sistema che non funzionerà mai. Allora, la prima cosa che dici di nuovo, attenzione, state facendo qualcosa di sbagliato, cominciate a fare altri sistemi. E vedete che però calcolando anche gli altri atomi, le discrepanze erano anche qua gigantesche. 0,65 meno 0,53, numeri completamente diversi. Allora lì ti comincia a venire un pochettino, cioè, cosa stiamo facendo di sbagliato, che cosa stiamo facendo che non funziona. Allora anche qui l'altro messaggio, andate a cercare in letteratura se per caso qualcuno ha fatto dei sistemi simili. E lì è venuto fuori che c'erano non uno, non due, non tre, almeno quattro lavori dove lo stesso gruppo di sistemi erano stati calcolati. E per fortuna i numeri erano tutto sommato molto simili a quelli che noi stavamo calcolando. Vedete il numero in rosso, questo del nickel, tutti calcolavano intorno a 1,6. Allora qui sono due commenti.
Il primo è che ovviamente c'era una piccola differenza nel metodo, di cui non sto a dettagliare, ma questi autori avevano usato un metodo, qui si chiama PB più U o DFT più U, con una piccola correzione, e noi no, e neanche gli altri. Però capite bene che se una piccola correzione nel modello teorico porta dei valori così, io ho detto, allora se è così smettiamo di fare questo mestiere perché non possiamo prevedere nulla. L'altro messaggio è che tutti questi quattro lavori erano stati pubblicati dopo il lavoro su Nature Catalysis, dopo. Nessuno si è preoccupato di dire come mai i miei dati sono diversi da quelli già esistenti in letteratura. E questo lo trovo una cosa veramente devastante nella scienza contemporanea. Trovi dei risultati diversi, fatti la domanda com'è. Vabbè, ci abbiamo lavorato dei mesi, faccio la storia breve, ci siamo messi nelle condizioni di riprodurre esattamente i dati di questi autori e alla fine la differenza rimaneva. Non siamo riusciti a riprodurre questi dati. Però la cosa era rilevante perché i puntini neri sono quelli riportati nel lavoro originale, i pallini blu sono i nostri e quella fantastica correlazione che era stata riportata, quel comportamento universale non esisteva più. Abbiamo contattato gli autori, dopo 3 giri di mail abbiamo capito che non si è lontano, abbiamo contattato l'editore e grazie all'editore finalmente siamo riusciti ad avere i dati originali. Ed è venuto fuori che i dati ottenuti da questi autori, in termini tecnici loro avevano stirato, cioè usavano delle costanti reticolari che non erano nel minimo, cioè erano strained, erano stirate, erano diciamo, di fatto alterate, ma io dico sempre che se uno prende la molecola di acqua e me la fa lineare, cioè non sei nel minimo, l'acqua non è più polare e cambia tutto, no? Quindi cioè bisogna le strutture calcolarle nel loro minimo di energia. Bene, i risultati di questo lavoro non sono riproducibili e sono sotto inchiesta, sotto indagine da ormai un po' di tempo e sto aspettando di vedere l'outcome. Però il problema è un problema serio. L'altro aspetto, e poi vi lascio, diciamo, quasi diciamo, sulla vicenda, è che sempre su questa storia di questo modello che è usatissimo in centinaia e centinaia di lavori, tutti, per ragioni che sono storie da dettagliare, considerano sempre questo legato alla superficie, un singolo atomo di idrogeno. Ci sono delle buone ragioni, perché sui metalli, effettivamente, quando assorbite l'idrogeno su un metallo, ci sono solo atomi. Però questi catalizzatori ad atomo singolo fatti così nel grafene ricordano molto dei complessi organometallici, complessi inorganici. E io ricordavo, perché ci avevo lavorato, che complessi inorganici con un singolo atomo di metallo possono anche legare 2 atomi di idrogeno. Questo è un lavoro che ho fatto negli anni 90 in cui proprio dimostravo che potevano legarsi 2 atomi di idrogeno. E anche qui eravamo nuovi nel campo. Io ho detto ai miei collaboratori, ma scusate, non posso credere che in tutti questi anni nessuno abbia provato a mettere 2 atomi di idrogeno su quel singolo atomo e calcolare cosa succede se abbiamo 2 atomi. Nessuno aveva fatto questo. Allora ho chiesto di provare e abbiamo scoperto che su quasi il 90% dei sistemi studiati questi atomi di metallo inglobati in grafene potevano legare non un atomo di idrogeno ma 2 atomi di idrogeno. E questo non è insignificante perché la faccio corta, la cinetica del processo, anziché avere uno step solo ne ha 2, cambia completamente. E quindi le previsioni fatte in molti di questi lavori sono inaccurate perché non tengono conto di un intermedio che si può formare. E questo è l'altro messaggio. Bene, siamo partiti quindi da qui con questi cluster di litio e quando i processori contenevano diciamo, poche migliaia di transistor. Oggi possiamo fare delle cose fantastiche, delle cose elaborate, delle cose complesse. Però attenzione, cioè non è la potenza di calcolo, non è la potenza degli strumenti che noi abbiamo che determina la buona scienza. La buona scienza si determina ponendo delle questioni corrette e cercando di rispondere nel modo adeguato. E qui sono le ultimissime slides. Questo è un tema che ho affrontato in un libro in italiano pubblicato qualche anno fa, poi con il titolo Scienza Quo Vadis, che poi è stato tradotto in inglese col titolo Overproduction of Truth, e in spagnolo La scienza l'ha incrociata. Non mi chiedete perché gli editori cambiano il titolo ogni volta. Questo lo so perché mi hanno detto, no ma Quo Vadis è latino e la gente non lo capisce. Dico, vabbè, allora cambiate pure il titolo, cioè. Però va bene.
Il messaggio di questo libro è che, come avete immaginato, avete capito, da quando ho cominciato a fare ricerca io, circa 40 anni fa ad oggi, le cose sono cambiate in maniera veramente radicale. Io ho cominciato scrivendo la mia tesi di dottorato con la macchina da scrivere IBM a testina rotante, non c'erano ancora i personal computer, erano i primi, d'accordo, non c'erano i word processor, usavamo la carta carbone, scrivevamo delle lettere, cioè tutto andava con una velocità inimmaginabile, ovviamente con dei gravi problemi, ma anche con qualche vantaggio. C'era più tempo per pensare, per digerire, per razionalizzare le cose e anche meno pressione a pubblicare. Quando ero a Berlino andavo in biblioteca quasi tutti i giorni e, per esempio, leggevo questo giornale, che è il Journal of Physical Chemistry, che è il giornale del mio settore. Negli anni '80 il Journal of Physical Chemistry pubblicava circa 800 lavori in un anno, meno di 4.000 pagine. Era già circa il doppio di quello che lo stesso giornale pubblicava nel 1960, circa 2.000 pagine in totale. Bene, oggi questo giornale è stato diviso in A, B, C letters e pubblica tra i 6.000 e 7.000 lavori all'anno per qualcosa come 65.000 pagine all'anno. E questo è un solo giornale nell'ambito della chimica fisica. Cioè, il numero di lavori scientifici sta crescendo in maniera davvero impressionante e anche un pochino preoccupante. Questo è un andamento esponenziale dei lavori pubblicati. Lo sapete che l'anno scorso abbiamo pubblicato 3,5 milioni di lavori scientifici. Numeri assolutamente incredibili. Questo lavoro, pubblicato su Science qualche anno fa, ha fatto vedere che è vero, i lavori crescono esponenzialmente, ma gli argomenti, almeno come vengono estratti dalle keywords, eccetera, dai topics, crescono, se va bene, linearmente. Ma in realtà, se uno guarda i dati, che sono i puntini, sembrano neanche crescere più tanto, quindi produciamo molti lavori, ma non altrettante nuove idee quanto i lavori pubblicati. Tutto questo sta portando, e non ne parlo per ragioni di tempo, però una serie di pratiche scorrette, eticamente problematiche, erano praticamente conosciute nei tempi in cui ho cominciato, stanno diventando sempre più comuni. Qui ne vedete una serie, ci sono tante cose da dire, ma questa è un'altra conferenza, un'altra volta ne riparliamo. Però questo problema esiste, il problema dell'etica nella scienza si sta, riaffermando. Dobbiamo riscoprire questo signore. Non so quanti di voi conoscono questo signore è Robert Merton. Robert Merton era un sociologo che negli anni 60 ha formulato i 4 principi etici fondanti della scienza contemporanea. E tutti noi che lavoriamo nella scienza usiamo questi principi senza saperlo. Il primo principio è, lui lo chiamava universalism, cioè dice che ciascuno può contribuire allo sviluppo della scienza senza distinzione di razza, di genere, di religione, e quindi è universale, la scienza è un valore universale. La seconda, molto importante oggi, il collegialism, science is not a private matter, it's a shared property. La scienza non è una cosa privata, è una cosa condivisa. Questo è un altro argomento, un'altra discussione che potremmo avere un'altra volta. Lo sapete anche voi, la percezione ormai è forte, i grossi cambiamenti della nostra società non avvengono più in centri di ricerca pubblici, ma avvengono sempre di più in centri di ricerca privati, fuori da ogni controllo sociale, da ogni discussione, da ogni trasparenza. Abbiamo un open science, ma non è nella open science che stanno vedendo, non è nell'open science che vengono sviluppati l'artificial intelligence o i nuovi sistemi, di bioelettronica o cose di questo tipo. Quindi un problema anche questo significativo. Merton diceva anche una cosa che oggi può sembrare quasi, ridicola, disinterest. Lui diceva, uno scienziato deve essere disinteressato. Non deve essere, è chiaro che non voleva dire che non deve essere interessato ai premi, alla carriera, ma non è questa la motivazione, questa è una conseguenza. La motivazione deve essere la passione, l'interesse, la dedizione alla scienza e quindi di fatto avere una vera e propria, il pallino dello scienziato, diremmo noi oggi. E poi c'è l'ultimo, che è la cosa più importante, lo scetticismo organizzato. La scienza è ancora un sistema che oggi si basa
sul fatto, non è che lui ha detto una cosa io ci credo perché l'ha detta lui, ma neanche se il premio Nobel, io devo verificare che quello che lui ha detto è questa verifica, questo scetticismo organizzato è la base della conoscenza scientifica contemporanea e su questo si basa, diciamo, lo sviluppo della società. Quindi è un importantissimo step questo della verifica dei nostri risultati e della veridicità di quello che diciamo. Quindi dobbiamo riscoprire questi, diciamo, principi etici e insegnarli ai nostri allievi. E con questo, con la foto del mio gruppo, però non proprio dagli anni dell'inizio, ma insomma, voglio concludere questa chiacchierata e ringraziarvi per l'attenzione. Grazie mille Gianfranco, perché insomma ci hai entusiasmato prima con le tue ricerche. Professor Mario Rocca. E grazie Gianfranco per questa bellissima presentazione. Io credo che bisogna ripensare a questo problema dell'esplosione delle pubblicazioni, cioè queste 65.000 lavori, cosa erano, pagine, pubblicate da un giornale serio come il Journal of Physical Chemistry. A questo bisogna aggiungere poi tutti gli altri giornali e quelli che vengono chiamati i raptori journals, quelli che pubblicano qualunque cosa gli venga data perché tanto serve per far carriera ai giovani e così via. E questo è veramente un problema perché di queste cose se ne perde comunque traccia e creano un rumore generalizzato che impedisce di capire cosa è importante e cosa non è importante. Sì, questo è un problema. Se la scienza perde credibilità nei confronti, è un problema per tutti. E noi l'abbiamo visto quando c'è stato il Covid, cioè a un certo punto noi abbiamo bisogno di risposte, non dico certe, perché la scienza non ha certezze, questo è l'altro grande problema, no? Da far capire l'opinione pubblica, però ha delle opinioni basate su dei dati che hanno una certa probabilità di essere accettato, essere vero. Cioè è chiaro che il decisore politico si trova a essere sempre più confuso da una massa di produzione e il rischio che dica è tutto da buttare e non lo prendo minimamente in considerazione è forte. Quindi sono molto preoccupato dalla deriva, perché c'è un rischio di spostamento tra la scienza e la società. Non che la scienza si fermerà, la scienza andrà avanti, ma sarà sempre meno, diciamo, collegata e sempre meno controllata, perché la società deve esercitare un controllo su quelle che sono le finalità della scienza, se no rischiamo di esserne, diciamo, travolti, non di essere noi a avere dei benefici. Quindi è un problema molto serio. Altre domande? Se non interviene nessuno, allora ti chiedo un approfondimento io, sempre un po' su questo tema, perché chiaramente a noi docenti, ricercatori e docenti che guardiamo alle giovani leve, ai giovani ricercatori, è un tema che sta molto a cuore. Cioè, è un grosso problema far capire a un giovane ricercatore che è meglio pubblicare meno, ma pubblicare bene, perché purtroppo il nostro sistema spinge, ahimè, verso soprattutto la quantità. E, vabbè, tu sai chiaramente di che cosa parlo, ma magari se c'è qualche studente delle superiori, giusto due chiavi di lettura, cioè un ricercatore deve pubblicare le sue ricerche e la sua carriera si costruisce sul valore di queste pubblicazioni, quindi ci sono riviste che contano di più, riviste che contano di meno, altre a cui
a cui accennava Mario prima, che contano molto poco, ma sono dei raptor, cioè catturano, scrivono in continuazione, fanno una sorta di stalking nei confronti dei ricercatori affinché pubblichino qualsiasi cosa sulla loro rivista. E purtroppo il nostro sistema talvolta, no, tende un po' a degenerare, quindi a premiare di più chi ha tanto. Beh, allora, questo è un tema centrale, hai ragione completamente. In questo momento siamo in una totale schizofrenia, perché da una parte si comincia a dire dobbiamo valutare più la qualità e meno la quantità, poi però ti presenti, oppure non dobbiamo guardare gli indici bibliometrici, eccetera, eccetera, poi però, non so da voi, ma se io ricevo il verbale precompilato dei miei uffici per un concorso, mi dicono devo valutare questo, e che sono va esattamente contro quello che stiamo dicendo. Quindi siamo in una fase un po' di transizione, ed è chiaro che le fasi di transizione non sono mai facili. Se tu dici a un giovane, pubblica pochissimo, come Uli Heitz, 5 anni per fare la tua cosa e non pubblico una riga, oggi è distrutto. Cioè oggi lo distruggi, non troverà mai più un posto dal postdoc, purtroppo va detto. E quindi dobbiamo trovare il giusto equilibrio. Io dico sempre, di cercare di puntare su pubblicazioni di qualità, soprattutto lavorare sulla qualità, però è anche evidente che se uno non ci sono più quei tempi che ti permettono di sviluppare un discorso di un certo respiro. In questo momento, e questo non penso che sarà facile tornare indietro, perché siamo in una società che è sempre più frenetica. Quindi bisogna trovare un delicato equilibrio, non però svendersi o sbracare, come purtroppo si sta facendo, però anche con delle conseguenze, perché guarda che alcune queste cose dei predatory o di alcuni publisher che sono molto pushy nel cercare di avere articoli, sta avendo un effetto controproducente, diciamo. Quindi se uno poi va troppo su quelle direzioni rischia di avere un danno, ecco. Però ripeto, l'importante è parlarne, perché spesso non se ne parla abbastanza anche al nostro interno. C'è qualcuno che vuole fare un commento o chiedere ancora qualcosa al nostro oratore? Altrimenti tirerei le fila ringraziandoti, ma evidenziando secondo me un altro elemento, perché poi appunto parlavamo di questi aspetti che riguardano la qualità delle pubblicazioni, ma non vorrei concludere con un messaggio, diciamo, di problematicità, dato che siamo anche in vista del Natale, dello scambiare auguri, e questa è una Christmas lecture. Io spero che tutta la prima parte della lecture di Gianfranco abbia lanciato questo messaggio di quanto sia affascinante fare ricerca. Beh, chiaramente non tutti forse hanno la fortuna e la bravura, ecco, di poter ambire a girare il mondo frequentando i laboratori famosi e importanti con attrezzature e strutture di ricerca come quelle in cui è stato Gianfranco nel corso della sua carriera, ma indubbiamente il fascino della ricerca è proprio quello di poter si muovere, confrontare le proprie idee e confrontare proprio il proprio modo di pensare con mente aperta, senza quelle frontiere che, ahimè, invece stentiamo ad abbattere, e mi riferisco in particolare agli atteggiamenti che troviamo nei popoli ancora oggi e alle guerre in cui, ahimè, ci troviamo ancora ad essere imprigionati in questi anni, quando pensavamo che forse l'uomo fosse un po' cresciuto da questo punto di vista. Ecco, la scienza può essere un modo per far ragionare l'uomo, anche in questo senso, non solo dal punto di vista scientifico. Io spero che un pochino il messaggio sia giunto, giunga anche a chi vedrà poi questa registrazione. So che in molti le Christmas lecture precedenti le hanno seguite online, non le hanno riviste in un secondo momento, e mi auguro quindi che questa terza Christmas lecture sia per tutti voi anche il primo augurio di buone feste, e ringraziando ancora una volta con un applauso il nostro oratore, vi saluto.